Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché parliamo ovviamente del nuovo evento presente all'interno del gioco, ovvero il Critical Threat Gallon Baluar Humus con gli stage X1 ed X2. Come ben sapete, ormai questi eventi sono sempre divisi in due, dove nella prima fase avremo la X1 e la X2, mentre invece poi nella seconda fase avremo la X3 e forse probabilmente la Rush. C'è da dire che questo evento, come combattimenti sia nell'X1 che nell'X2, sono piuttosto particolari. Si nota comunque come il gioco tenda a spingerti per pullare ovviamente i personaggi presenti all'interno del banner. In questo caso Sephiroth e Red, che comunque trovo una cosa abbastanza giusta, nel senso stiamo comunque parlando di un gacha, però forzare alcune meccaniche in realtà è una cosa che non mi piace particolarmente, soprattutto se non abbiamo tante alternative per riuscire magari ad aggirare l'ostacolo. A che cosa mi riferisco nello specifico? Mi riferisco nello specifico nella X2, dove praticamente il nostro avversario, il Gallon Baluar, mette praticamente a se stesso una resistenza vento talmente alta che sei costretto proprio letteralmente a rimuoverla, perché altrimenti non riesci più a fare danno. Ovviamente Red ha la capacità di ridurre la debolezza vento, però ci sono soltanto due personaggi che riescono a dare, o per meglio dire riescono a ridurre la debolezza vento. Una è Eris e l'altro è Red. Quindi in questo caso, se tu mi dai diciamo un boss che comunque aumenta la sua resistenza e non mi dai un'alternativa tra virgolette, perché l'alternativa qui sarebbe o pulli o ti attacchi al K, sarebbe diciamo la regola base del gioco, però ci vuole anche un po' di equilibrio, almeno a mio avviso ci vuole anche un po' di equilibrio, e il fatto che comunque ci sia soltanto un'arma di Eris che possa ridurre la resistenza vento è un po' una presa per il culo a mio avviso. Fortunatamente io ce l'ho l'arma che riduce la debolezza vento diciamo del boss, e quindi non ho avuto grosse difficoltà. Però come ben sapete, io quando faccio questi video mi metto sempre nei panni dei nuovi giocatori, o comunque nei panni dei giocatori che magari non hanno pullato tanto e quindi non hanno a disposizione tante risorse per riuscire a gestire team diversi, anche perché io qui per esempio sto utilizzando un team che sulla carta sembra essere praticamente un team brutto o comunque un team non consono, in realtà si comporta molto bene. Si comporta veramente veramente molto bene, sia nell'X1 che nell'X2 praticamente non ho avuto difficoltà alcuna proprio grazie a questo team, e ora ovviamente ne parleremo, ne discuteremo insieme e vi farò vedere qual è il mio setup. Come potete vedere ho già completato X1 ed X2. La X1 che richiede un power di 170.000, e vi posso comunque dire che la X1 non è neanche troppo difficile, anche con la resistenza del vento che si applica il nostro boss, se avete comunque un buon DPS vento, come Yuffie, come Zack o anche come Sephiroth stesso, che ha addirittura adesso due costumi Wind Mastery, giusto per mettere ancora il coltello nella piaga, fondamentalmente potete comunque riuscire a rushare, cioè potete comunque riuscire a combattere senza il bisogno di dover ridurre la resistenza vento, cosa che invece non si può fare nella X2, perché nella X2, nella seconda fase del boss, quando il nostro avversario mette praticamente 5 stack di resistenza vento a se stesso, voi praticamente non riuscirete più a muovere un muscolo, non potrete fare danno, il suo gouge rimarrà praticamente altissimo e di conseguenza non potrete stunnarlo e lui vi toglierà una cifra improponibile dal punto di vista di HP. Quindi il consiglio che vi posso dare in questo caso è cercare di formare un team che abbia al suo interno il sigillo abilità e il sigillo e la riduzione elementale vento. Quale team può rispondere a questa mia
richiesta questo. È un team che veramente sembra un team di scappati di casa, se volete passarmi il termine. In realtà è un team che si comporta benissimo. È veramente un team che si comporta benissimo, perché abbiamo Yuffie che si concentrerà comunque nel fare danno, è fondamentalmente la DPS per eccellenza, e poi abbiamo Matt che sarà il mio supporto a tutto tondo, appoggiato da Eris che comunque sia farà da debuffer e anche DPS, perché comunque ho la staffa di Eris, io ce l'ho, quella che fa danno vento, e ho anche la staffa che riduce la resistenza del vento, quindi riesco comunque a giocarla nel suo ruolo predefinito, perché lì al posto di Eris diciamo che il gioco avrebbe voluto Red in questo preciso momento. Il setup che invece sto utilizzando in questo caso prevede Matt che tramite la Killer Hornet mi brecca il sigillo ability, Eris che riduce la resistenza vento e fa danno vento, e Yuffie che invece si occuperà solo ed esclusivamente di fare danno, quindi non deve pensare a fare altro. È molto importante avere il break del sigillo, soprattutto nella fase iniziale, dove si può tankare fondamentalmente l'attacco del boss, ma se lo breccate è meglio, proprio per evitare comunque di iniziare questa rincorsa spasmodica al curarsi in continuazione. Tra l'altro ottime anche le terze limit, se le possedete, soprattutto quella di Eris sarà qua utilissima nelle situazioni di estrema emergenza, ma andiamo a vedere un attimo i personaggi. Yuffie, come detto prima, è la mia DPS, infatti è praticamente buildata con il padellone che incrementa attacco fisico vento e il ninjutsu, è praticamente il wind ninjutsu, fondamentalmente lo shuriken con il wind ninjutsu che mi dà comunque attacco magico fisico boost vento. È vestito Arcanum, ovviamente Arcanum Wind, e il diciamo il Clear Tranquil come limit per incrementare ancora di più l'attacco qualora ne avessi bisogno. Le materie ovviamente lasciatele perdere, che servono solo per incrementare le stats, e come sub weapon ho praticamente i motor drive di Tifa che mi aumentano praticamente attacco fisico, che mi portano al massimo, e il boost vento, e poi ho due armi che mi boostano HP e ability fisica, potenza ability fisica. Infatti boost ability fisico ce l'ho al 21 e il boost HP al 4, e in questo caso stiamo parlando comunque della spada di Zac e del fucile di Lucia, che mi danno, come potete vedere in Refined, mi danno ability boost fisica l'ability boost HP e HP fisica l'ability boost, quindi mi sono praticamente aumentato la potenza delle abilità fisiche e al tempo stesso gli HP, permettendomi di arrivare a 9000, che sono più che sufficienti. Per quanto riguarda Matt invece, abbiamo la Centipede come arma principale, dato che comunque all'interno di questo evento prevarranno gli attacchi fisici, non ho bisogno di usare la Syringe, ovvero la nuova arma di Matt che aumenta attacco magico e fisico, che aumenta difesa magica e fisica. Qui l'unica cosa importante è la difesa fisica, quindi sfrutto appieno la Centipede, che non solo mi dà difesa fisica ma mi cura contemporaneamente. E dato che adesso Matt, anche grazie al suo nuovo costume, aumenta sensibilmente l'healing, come potete vedere sono addirittura 2380 come healing, quindi veramente tanta roba, e la Centipede qui secondo me è l'arma perfetta da dare a Matt, in concomitanza però con la Killer Hornet che mi serve semplicemente per la rimozione dei sigilli. I sigilli ability, o comunque i sigilli quelli speciali, che devono essere rimossi appunto tramite l'abilità, in questo caso, quindi tramite la core ability. E la Killer Hornet è perfetta, quindi Matt anche in questo caso risulta essere veramente eccezionale. Come sub weapon invece abbiamo messo in questo caso la nuova Syringe, che in realtà, ora che ci penso, potrei effettivamente sostituire con lo Shuriken di Yuffie, perché tecnicamente lo Shuriken di Yuffie dovrebbe darmi di
più, giusto? Eh sì, effettivamente sì. Ok, si può sostituire. Io in quel momento, in questo, cioè non ci ho pensato subito, ci sto pensando adesso mentre sto buildando praticamente con voi. E come potete notare, adesso abbiamo comunque gli HP che rimangono uguali perché la fascia di HP era identica, però abbiamo comunque 15 punti in più per quanto riguarda il buff debuff extension, quindi la possibilità di poter incrementare la durata dei nostri buff, che è una cosa fondamentale, specialmente per la Centipede che consuma 5 barre ATB, quindi è più difficile, diciamo, riaccumularle subito. Mentre invece le altre armi sono la Fairy Tail di Eris, che mi dà healing con resistenza terra, e poi la Crystal Sword di Cloud, che mi dà healing e sempre resistenza terra, perché ovviamente il nostro avversario farà molti attacchi di tipo terra. La limit di Matt in questo caso è ovviamente il Gigantic Wall, perché mi permette di incrementare subito la difesa fisica qualora ne avessi bisogno, ma non vi preoccupate perché con questo team non starete mai a corto di difesa. E l'ultimo personaggio invece è Eris. Eris che comunque dal punto di vista HP è indipendente, perché abbiamo sia la skin che anche l'arma principale che boostano un botto gli HP, quindi per quanto riguarda Eris gli HP non saranno un problema. Terza limit di Eris, che può risultare comoda in una situazione d'emergenza, dato che il vostro avversario vi ridurrà in continuazione la difesa fisica. Quindi qualora non riusciste ad essere, diciamo, in linea con Matt e il recupero della difesa fisica, tramite Eris potrete cancellare tutto il vostro debuff, perché vi avviso, vi spoilerò già che il vostro boss potrebbe portare la vostra difesa fisica a meno 4 addirittura, quindi veramente tanto, mentre invece grazie a questa limit potrete tranquillamente cancellare tutto e avere comunque un buon boost in generale. Successivamente abbiamo appunto come setup la Prism Rod, che mi effettua danni vento, e successivamente la Floral Wand, che è praticamente l'arma fondamentale per la X2. Arma fondamentale per la X2 perché riduce la resistenza vento, e voi sarete, ripeto, obbligati ad avere qualcuno che vi riduce la resistenza vento, a meno che riusciate appunto a rushare talmente veloce che non mandate il boss in seconda fase, perché se il boss entra in seconda fase è finita. Io fortunatamente non l'ho fatto andare in seconda fase, proprio perché grazie ad Eris gli riducevo talmente tanto la resistenza vento che Yuffie tirava cartonate in faccia che lo hanno esploso, lo hanno fatto esplodere. Le materie in questo caso ovviamente sono tutte per aumentare le stats, tranne la materia al centro, che è una cura singola che mi serve quando Matt non può curare singolarmente. Ci saranno fasi dove ovviamente il boss se la prenderà con un personaggio nello specifico, quindi con Matt aumento la difesa ed Eris invece mi supporta curando quel personaggio singolarmente. È una sorta di team proprio ragionato e studiato proprio per permettere a tutti, e anche per permettere veramente di quasi giocare in auto, perché fondamentalmente questo team può anche giocare in auto. Sub weapon invece Pulse Gun di Lucia, che mi aumenta boost attacco magico fisico e danni vento, Apocalypse, che mi aumenta boost attacco magico fisico e danni vento, e poi la Sun Umbrella, che mi aumenta la potenza magica e l'ability magica. Infatti con Eris purtroppo mi ritrovo comunque un basso attacco magico, però mi ritrovo comunque un buon boost vento, un buon boost di abilità magica e un buon boost di attacco magico fisico, portandola praticamente quasi a 3000 d'attacco magico, che sinceramente parlando schifo non fa. La nuova arma di Kite Sith, che invece si prende dall'evento, aumenta attacco magico e vento, quindi se avete voglia di maxarla e poi fare la quest, potreste mettere tranquillamente una di quell'arma al posto magari di queste due, anche se in realtà queste due, se avete comunque tanti overboost, sono sempre meglio, perché quella è un'arma free to play, quindi è comunque un po' più debole dal punto di vista generale. E questi sono i miei tre personaggi e questa è per l'appunto la mia squadra. Una squadra che, vi ripeto, funziona molto bene. Sarei curioso di fare il test per vedere se riescono a giocare in auto, però diciamo che anche in fase manuale, si vedrà poi ovviamente dalle mie battaglie, dalle mie run, si riesce tranquillamente a gestire il tutto.
Quindi spero che il video possa esservi stato d'aiuto. Fatemi sapere se il team vi piace e se avete utilizzato magari delle impostazioni diverse. Io al solito vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.当然だ。接敵、交戦する。 直ちに応戦する。
当然だ。